Ciao, benvenuti a questa prova pratica sul CLOV Simulation. In questo tutorial vedremo come apparecchiare la tavola. Inseriremo gli elementi, quindi il tavolo e la tovaglia, e applicheremo loro le proprietà fisiche per ricreare la scena che state vedendo, subito dopo la sigla. Ho aperto un nuovo file di Blender. Adesso non c'è la scenografia che vi ho fatto vedere prima perché così è più veloce anche nel fare la simulazione. Ho inserito un plane come pavimento, dandogli una texture qualsiasi di legno. In questo caso voi potete anche non inserirlo, io l'ho fatto giusto per integrare un po' di più la scena. La texture l'ho presa da Blender Kit, è una texture gratuita, ma voi potete, ripeto, anche non inserire il plane. Ho creato il tavolo e poi anche un plane come tovaglia. Anche in questo caso la texture della tovaglia l'ho presa da Blender Kit. Nella descrizione del video inserirò tutti i link di riferimento. Non vi farò vedere come ho creato il tavolo in questo caso perché non è un tutorial sulla modellazione, ma se volete rifarlo anche voi, adesso vi lascio tutte le misure. Io ho preso come riferimento il tavolo che ho in cucina, largo 90x90 e alto 74 cm, quindi 90 cm sul lato X e Y e in altezza sull'asse Z 74 cm. È un tavolo semplicissimo, non ho messo neanche il bevel perché dopo verrà coperto dalla tovaglia, quindi in questo caso non mi serviva. Per quanto riguarda la tovaglia, dovrete inserire un plane in scena che sia più largo del tavolo, ovviamente, e suddiviso moltissime volte. Adesso vi faccio vedere in Edit Mode, io l'ho suddiviso due volte, quindi si entra in Edit Mode, si seleziona tutto, quindi col tasto sinistro si fa Subdivide e lo suddividete almeno un paio di volte, la prima volta 10 volte perché è il massimo numero che si può raggiungere, dopodiché lo suddividete un'altra volta. Più è suddiviso il plane, più risulterà morbida la simulazione del tessuto. Ovviamente potrebbe rallentare un po' la simulazione, fate delle prove. Ora andiamo ad applicare le proprietà fisiche e iniziamo subito col tavolo. Entriamo in Object Mode, selezioniamo il tavolo e entriamo nelle proprietà fisiche, Physics Properties. Andremo a scegliere per il tavolo il Collision. Non modificate nessuna proprietà del Collision, lasciate tutti i settaggi così come li trovate di default in scena. Per quanto riguarda la tovaglia, che avrete già provveduto a portare più in alto rispetto al tavolo, più o meno all'incirca quest'altezza, poi vedete voi, andremo ad applicare un cloth. Si seleziona in Object Mode, io questo l'ho già fatto e vi faccio vedere i risultati. Il Blender Cloth dovrà essere settato sul materiale cotone ed avere un peso all'incirca di 500 grammi. Io ho pesato una tovaglia che avevo in casa e sono andata a fare delle ricerche su internet. Se volete fare una cosa più o meno realistica, pesate anche voi la tovaglia che avete in casa ed inserite il peso nel vertex mass. Per il momento tutti gli altri settaggi non si toccano, lasciateli così come sono. Cosa succede se noi adesso andiamo a premere play e facciamo partire l'animazione? La tovaglia andrà già a sistemarsi sul tavolo, come state vedendo adesso in scena. Quindi di per sé il gioco è già fatto. Vi faccio vedere cosa succede se attivo Internal Springs. A tal proposito vi invito ad andare a vedere il Blender Cloth Simulation Tutorial numero 3 della mia serie, dove spiego che cosa sono le molle che Blender inserisce al nostro tessuto. Ho attivato Internal Springs, adesso premo play e vi faccio vedere cosa succede. Avendo attivato Blender queste molle interne, il tessuto sarà più molleggiato, avrà un'animazione differente e tenderà a scivolare giù dal tavolo. Ho attivato il Collision anche per il plane, il pavimento. Adesso vi sta facendo vedere al rallentatore perché sta calcolando cosa succede al nostro tessuto e scivolerà giù via andando ad appoggiarsi sul pavimento. È molto interessante, provate anche voi a fare questo esperimento. Adesso non è perfetta la simulazione del tessuto che cade sul pavimento, ma è per farvi vedere cosa succede con le internal springs che
Blender può inserire nel tessuto. Andiamo a disattivare le internal springs, facciamo ripartire l'animazione. Una volta che avrete deciso qual è il frame che vi piace di più per la vostra impostazione, per la vostra scenografia, segnatevelo. Potete anche fare il bake dell'animazione, in questo caso io non l'ho fatto perché è un tutorial e non l'ho fatto neanche per la scenografia finale, perché non mi serve l'animazione di per sé, ma mi serve solo il frame per avere l'impostazione della tovaglia. Vi faccio vedere una particolarità, attivo la X-Ray e vi faccio notare come la tovaglia non va ad appoggiarsi vicino al tavolo, non è appoggiata sopra in modo perfetto, rimane uno spazio. Se vedete, io adesso seleziono il tavolo e seleziono la tovaglia, c'è questo spazio. Questo spazio dipende dall'object collision, cioè da quanto spazio ci deve essere nella collisione tra un oggetto e l'altro. Adesso questo spazio è di 0,015, ma se io lo riduco, lo porto ad esempio a 0,002, faccio ripartire l'animazione, vediamo che la tovaglia andrà ad appoggiarsi in un modo diverso sul tavolo e sarà più vicino. Vediamo. Avrà anche delle piegature diverse, ok? Proviamo a ridurlo ancora un po', portiamolo a 0,001. Ecco, in questo caso notiamo dei problemi. Evidentemente 0,001 è troppo vicino e come impostazione non va bene. La tovaglia è appoggiata su ancora più vicino, ma tende a penetrare nel tavolo. Fate delle prove. Quindi ho visto che per quanto riguarda l'object collision, uno 0,002 potrebbe andare bene. Adesso io, per comodità e per questo tutorial, lo riporto all'impostazione di prima, che era 0,015. Siamo arrivati al passaggio finale. Una volta che avrete deciso qual è il frame che vi piace, entrate nei modificatori ed applicate tutti i modificatori, almeno applicate quello del cloth della simulazione, applicateli. Gli altri potete anche lasciarli così come sono. Se avete inserito un subdivision e un solidify, potete anche lasciarlo. Questo perché dovrete applicare questo modificatore per poter entrare in sculpt mode, altrimenti succede questo. Niente panico, basta tornare indietro, far ripartire l'animazione se succede una cosa di questo genere, ma dovrete andarlo ad attivare per poter entrare in sculpt mode. Questo perché una volta che avrete deciso a quale frame fermarvi, entrate in sculpt mode, andate a lisciare le pieghe che non vi piacciono, andate a spostare un po' il tessuto e a modificarlo per renderlo più ottimale a quello che avete in mente di fare. Questa è la scenografia finale che ho deciso di creare per questo tutorial. Ho messo un cubo con dentro tutti gli oggetti di scena per la mia cucina. Per questo tutorial io ho creato il tavolo e la tovaglia, tutto il resto è stato preso dal sito di Blender Kit. L'ho fatto per velocizzare, per poter creare nel modo più veloce possibile questo tutorial. Adesso entro in Cycle e vi faccio vedere com'è la scenografia finale. Mi sono divertita a piazzare una cucina, anche un vassoio con dell'aranciata e degli aranci, la classica ciambella, non ho fatto io, anche questa di Blender Kit, dei tovaglioli, delle sedie ovviamente, un frigorifero e c'è anche una finestra. Non ho ancora messo le tendine, questo farà parte di un altro tutorial. E fuori c'è una HDRI che mi serve per illuminare anche la scena interna. Ho modificato la tovaglia, sono andata a lisciare le pieghe che non mi piacevano, ho spostato il tessuto, l'ho modificata dopo aver applicato il modificatore del cloth simulation e ho deciso che questa era la scena finale che mi piaceva di più. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e abbiate trovato utile la simulazione della tovaglia che cade sul tavolo. Se avete domande o dubbi, scrivetelo nei commenti oppure contattatemi attraverso la mia pagina Facebook, tutorial sulle simulazioni e sul cloth simulation. Quindi, se siete nuovi,
e avete visto questo tutorial per la prima volta, mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche, così rimarrete sempre avvisati sulle mie prossime pubblicazioni. Io vi ringrazio e vi saluto.